Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati Foot e benvenuti nella tripla player review di Strefezza che sta qui un po' tagliacello. Lukaku SBC e Di Maria. Strefezza e Di Maria sono disponibili sul mercato Lukaku SBC. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione trovate i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Lukaku? Si vuole inserire Lukaku, però viene fermato. Non ci deve andare in velocità. Lukaku. Dai, se lo allunga male, però, dai. Bella la palla per Di Maria, che si allunga bene. Di Maria. Il tiro di Di Maria, il primo tiro, traversa. Palla ancora per Di Maria. Cercherà una finta di tiro. Di Maria, il tiro di Mancino, Di Maria, Lukaku lì, non è. Non è fuori gioco, Lukaku ribattuta, gol. Strefezza, palla al piede. Lo scarica su Di Lorenzo che poi la dà a Di Maria. Poi cercherà l'inserimento di Lukaku. Lukaku la dà di nuovo a Barella. Barella sbaglia questo passaggio per Strefezza. Lukaku riceve palla, Lukaku il tiro. Ederson. Strefezza la passa magistralmente a Lukaku. E se la allunga male non riesce a far valere il fisico. Strefezza. Il tiro di Strefezza. Mamma mia, che schifo. Bellissimo l'inserimento di Lukaku. La finta di Lukaku. Il tiro di Lukaku viene murato. Strefezza si inserisce. Riceve bene palla. Strefezza. Strefezza. Il tiro di Strefezza ancora murato. La portiera. Palla per Strefezza sulla fascia. Può correre Strefezza. È un destro naturale. Strefezza. Strefezza. Passa in mezzo. Peccato. Bellissimo l'inserimento di Strefezza. Strefezza è veloce. Il tiro di Strefezza. E c'è il gol. Questa volta c'è il gol di Strefezza. Di Maria si inserisce. Riceve palla Di Maria. Il tiro di Maria di destro viene parato da Ederson. Vai, bello l'inserimento di Lukaku. Vai che ce la fai. Peccato di poco. Lukaku riceve palla, scarica su Strefezza. C'è ancora l'inserimento di Di Maria. Di Maria il tiro, il gol. Il gol. Il gol di Maria. Bello. Bellissima la palla per il lungolinea di Strefezza. Vede il cross, vede, lo segna, lo vede Strefezza. Strefezza riceve palla, Strefezza all'ultimo, il gol di Strefezza, vaffanculo, ho fatto 4 gol su 4 miei errori, cazzo. Strefezza si è inserito bene, il tiro di Strefezza, la parata di Yashin. Bellissima palla per Strefezza, che non è in fuorigioco. Strefezza, l'amica sbaglia, Strefezza. Perché Strefezza su quella fascia, oh, mamma mia. Ancora Strefezza, si inserisce il tiro di Strefezza, peccato, ogni tanto però c'è quel tocco che sbaglia, eh. Bellissima la palla di nuovo lunga per Strefezza, il tiro di Strefezza è di nuovo fuori. Di Maria recupera la palla lì, ingenuità difensiva, il tiro di Di Maria, parata Yashin. Lukaku riceve palla, Iniziamo da Strefezza, che dei tre onestamente è quello che mi è piaciuto maggiormente, perché quel giocatore che non vi aspettate niente di così eclatante, però dimostra tanta qualità a parer mio. Provati tutti e tre nel 4-4-2, lui esterno destro, nasce come alla destra, Lukaku e Di Maria come attaccanti. Allora, ha un prezzo veramente basso, siamo sui 35, però da esterno, anche di meno, da esterno vale tantissimo. Come stile di corsa di base è un
esplosivo, però non si può cambiare. Si può cambiare in controllato con tre punti, intesa e architetto, ma non ci interessa molto perché lui è un fulmine sulla fascia. Tre partite, tre gol e cinque assist, giocando da esterno, perché ha una capacità di inserimento pazzesca. Lo dimostra anche il suo 99 in posizione offensiva, posizione d'attacco, poi 93 in finalizzazione, ci sta bene. Un po' meno la potenza tiro e la freddezza, perché purtroppo è un giocatore che segna, ma poteva segnare di più, perché me ne ha smirciati 3-4 tiri, anche non estremamente difficili, e sempre tipo quelli esterno o d'interno, cioè abbastanza... un po' così il suo tiro, però può segnare. Il passaggio è veramente interessante nella visione, nel passaggio corto. Non cercate cambi di gioco con lui, perché in realtà sono anche difficili da fare proprio con lui come carta. Cercate più la velocità e la rapidità e il dribbling, perché ha un dribbling impressionante, agilissimo, bravissimo nel dribbling, nell'equilibrio, nel controllare la palla. Mi è piaciuto molto questo aspetto, come mi è piaciuto molto la sua resistenza, perché è un giocatore che non ha necessità di essere cambiato. Forse magari si arriva al secondo tempo supplementare, il primo tempo supplementare, se magari lo usiamo tantissimo, però non ho sentito la necessità e non ho visto la necessità di doverlo cambiare. Una buona aggressività, colpo di testa lo lascio stare. Come body type, magro e basso, meno, una cosa del genere. Però questo forse ci aiuta, perché sguscia meglio in certe circostanze. Devo dire, 4 skill e 4 di piede debole, piede preferito il destro. Come indice di ibridabilità da 1 a 2, 2 Serie A e Brasile, Lecce un po' meno. Come alternative nella Serie A c'è un... allora, sicuramente c'è Chiesa 87, vabbè, SBC, gli icone sempre lui SBC, Gonzalez che era SBC. Qualcuno, Lozano forse era disponibile tramite sul mercato, mi pare. Però vabbè, strafezze velocissimo. Bene, come stile intesa invece, io l'ho provato con cannoniere, ci sta abbastanza bene, devo dire, ovviamente il tiro e la forza. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, non mi dispiace affatto, 8.5. Tra Lukaku e Di Maria, iniziamo da Di Maria. Provato con cacciatore, 3 partite, 4 gol, 1 assist, 5 di skill e 4 di piede debole. È un attaccante che può fare la seconda punta, esterno destro, COC. Onestamente per lui io opterei o per seconda punta o per COC. In attacco sì, se la cava, ma non è proprio il massimo. Avrei preferito metterlo addirittura come esterno, però onestamente con queste qualità magari nella forza un po' meno. Poi nella resistenza anche, non è un giocatore che ha un'elevata resistenza, non mi piace, non mi piace questa cosa. È un giocatore che non è macchinoso, però non è sempre preciso nello girarsi. È molto agile, ok, però nell'equilibrio... meno. Sa skillare, 5 di skill ci stanno bene, non avrete problemi se vi piace molto skillare, però appunto non dovete usare quelle skill dove si gira e ci si rigira, perché avrà lì qualche difficoltà secondo me. Il passaggio da top player su questo aspetto, il tiro, allora è un giocatore che segna, può segnare di più se gli si mette una finalizzazione, cioè allora c'è strefezza che ha 93 in finalizzazione, quando che è lui 87, invertiamo un po' e vediamo come Di Maria secondo me si può segnare di più, perché poi lui ha anche freddezza, quindi ci siamo sotto l'aspetto del tiro, però non sempre. La sua velocità è buona però non avendo un allungato ma un esplosivo non sfrutta appieno la sua qualità. Il 4 di piede debole mi sembra più un 3,5, perché prevalentemente il mancino è quello più incisivo, il destro un po' meno, onestamente parlando. Come stile intesa, cacciatore oppure un cannoniere, un maestro, un motore, anche un motore potrebbe starci in certe circostanze. Prezzo siamo sui 600k, sicuramente scenderà per me, a parte le skill... ci stanno altre qualità, come vi ho già detto, la velocità, il tiro, però anche nello skillare è un po' limitato, secondo me. Come alternative nella Serie A c'è Dybala Toz, tipo, secondo me l'alternativa più valida e più intrigante tra le tutte, sempre come AT o ATT, ragazzi, oppure Lautaro Martinez come attaccante. Indice di ibridabilità da 1 a 3, 3 caratteristiche classiche, tiro fuori, tiro da esterno, pallonetto, dribblatore tecnico.
Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, un 8 più. Andiamo a Lukaku, il più criticato, perché in realtà è un attaccante che poteva fare molto di più. Il work rate ce l'ha, e qualità nel tiro ce l'ha. Una velocità però non ci siamo, perché lui non può essere controllato con questo fisico. Deve essere almeno, deve essere un allungato. Con questo fisico allungato è veramente la fine, tipo Haaland. Poteva essere l'Haaland della Serie A, e invece no, perché controllato lo danneggia sotto l'aspetto della velocità. Comunque, tiro fenomenale, ci siamo, non ha bisogno di tirare troppo per segnare, questa è una qualità davvero molto bella, però è un po' macchinoso, ha poca resistenza, questo un po' mi infastidisce onestamente parlando. Può fare l'attaccante alla seconda punta, però principalmente attaccante, la resistenza veramente mi infastidisce. Anche la forza, quel 99, vi ho fatto vedere le clip, purtroppo per via dell'equilibrio che si sbilancia non mantiene veramente la sua forza, a meno che non avanziamo con lui tenendo premuto il tasto del possesso fisico, mi sfugge il termine. Il colpo di testa non è male, però va sfruttato appieno. Il passaggio anche qui non è male se dobbiamo chiudere dei triangoli. Le qualità principali, anzi la prima qualità è sicuramente il tiro, che metterei al top. Invece la forza anche meno, anche il colpo di testa poteva essere di più, poteva essere molto di più rispetto a quello che cioè ha nella carta, insomma. Purtroppo alternative nella Serie A: Dybala, Lautaro Martinez, anche volendo. Infatti nella Premier abbiamo Haaland come alternativa, ecco perché vi dicevo poteva essere l'Haaland della Serie A. Spiace un po'. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, 2 più, prezzo SBC, siamo su 150k, caratteristiche, dribblatore veloce, forte di testa, non è un prezzo eccessivo per questo periodo. Ma venendo alle conclusioni, io mi voto per questa carta un 8 meno. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa carta, di queste carte, di questo review. Se vi sono piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, e QGB Spovi, saluto e vi ringrazio. Ciao belli!